Sarebbe scontato andare a parlare di sesso così in modo esplicito. Però facciamolo, nel senso. Però lasciamo correre delle doppie letture, volendo. Inizia come una commedia e poi diventa un film davvero penetrante. Che ne pensate? Ci ha pensato una questa settimana. Questa è nemmeno Visio. Mi piace l'aggettivo penetrante. Può essere declinato in mille modi, soprattutto da Salvatore, insomma. Però penso che sia uno degli obiettivi del film, nel senso si parte da dei presupposti che hanno a che vedere con la seduzione, con il sesso, e poi invece attraverso questo grimaldello si penetra all'interno delle dinamiche di coppia, di qualsiasi tipo di coppia. Di coppie molto diverse tra di loro, perché una siamo noi, l'altra sono gli altri interpretati da Valentina Lodovini e Vince Marchioni. No, esatto, però noi siamo una coppia un po' stanca, un po' in crisi, che non comunica e che troverà, diciamo, questa coppia di vicini di casa completamente diversi da loro, perché invece sono istintivi, passionali, fisici, hanno una grande disinvoltura a parlare della loro sessualità e del loro modo di stare nella coppia. Questo aiuterà anche noi a fare una piccola terapia di coppia, a capire perché ci siamo un po' ridotti come ci siamo ridotti, a riaccendere una miccia laddove forse non è tutto completamente spento. Sto ancora pensando al tema penetrante che ci è rimasto lì. Lo userò, sappi, ok, virgolettato mio. Si gioca con i tabù, sì, che si mettono a nudo. Tabù che vengono messi a nudo, da subito. È tutta colpa tua. E si rilancia, si brava rilancia Valentina. E si rilancia. È vero. Perché il film tocca, palpa, sì, questi personaggi sia nel corpo sia nell'intelletto. Arriva anche a grattare cose a fondo, no? Forse. Sì. E ho detto niente. Poi non però l'importante è sempre la convinzione. Mi sono ascoltato. Sì, sì. Ma Paolo, generalmente in un copione teatrale come questo, unico ambiente, pochi personaggi, magari gli attori, non lo so, vanno a vedere chi ce l'ha più lungo, il ruolo, no? Eppure è tutto molto ben equilibrato, quindi c'è stato un grande lavoro di bilanciamento. Misura, penso. Di misura, bravo. Ah, ma c'è proprio... Vabbè, all'inizio ci abbiamo lungo uguale, direi. Sì, sì. 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 Se le cerca, se le vuole, le cerca e le trova. Già, esatto. Per seguire ma contrastare il tuo gioco, ti dico che invece la cosa particolare di questo film è il modo di prendere invece l'argomento del sesso in modo molto dritto, molto diretto, molto diretto. E risultare disarmante proprio in virtù del candore con cui la loro coppia pone questo problema senza nessun tipo di malizia, ecco. Non sai dove va a parare, se è più commedia o se no, forse no, poi torna, poi insomma. Anche perché siamo degli attori tutti molto dotati. Quale chiusura? Bravo. I cigni rumorosi ne avete mai avuti? Nella vita? No. Io in albergo. Ah, ok. In albergo, non so se provenivano proprio dalla stanza accanto o dall'impianto di aerazione, ma è stato un incubo, cioè non ho chiuso occhio. Io di solito sono quello rumoroso. Cioè. D'altra parte, se l'ultima battuta dell'ultimo film di uno che si chiamava Stanley Kubrick finisce con scopiamo, un motivo ci sarà, vi dico io. Ha lasciato un messaggio abbastanza chiaro Stanley Kubrick, ma da qui ovviamente mi taccio.